Se pensi di avere un metabolismo lento o hai tutta una serie di sintomi che sono sinonimo di un metabolismo lento, come mancanza di energia, fatica a perdere peso, ingrassi facilmente, disturbi del sonno, mani, piedi freddi, temperatura del corpo sempre un po' più fredda rispetto agli altri, questi sono tutti indici di un metabolismo lento. Ma cerchiamo di capire qual è la prima causa se tu vuoi cercare di perdere peso, di tornare in forma, ma non ci riesci. Vediamo un problema molto comune al giorno d'oggi, che è quello di basare l'alimentazione sulle calorie. Tutte le diete si basano sulle calorie, 2000 calorie, 1500, 1300, 1200. In realtà, si è visto che le persone non riescono a fare queste diete. Oltretutto siamo l'unica specie al mondo che ha bisogno di pesare tutto quanto e oltretutto ha il problema di ingrassare eccessivamente, perché il problema è un altro. Il primo problema e la prima causa del metabolismo lento in realtà è che quando il corpo non ragiona, il corpo non pensa, il corpo reagisce, ha delle reazioni. Quindi quando noi mettiamo dentro un cibo che definiremo cibi aggressori, di categoria A perché aggressori e perché sono quelli che ci fanno aumentare di peso, noi, in questo caso può essere la pasta, può essere il riso, può essere dolci, può essere il latte, può essere l'avena, può essere tutti i carboidrati che ti vengono in mente. Quando noi li introduciamo, il corpo produce un eccesso, è un eccesso di glucosio. È letteralmente impossibile che una persona con un eccesso di glucosio nel sangue, a causa di alimenti, non importa le quantità, a causa di alimenti che causano un eccesso di glucosio, non possono dimagrire perché queste persone hanno un eccesso di insulina. L'insulina è l'ormone che ingrassa, è l'ormone che se in eccesso fa ingrassare. Questi alimenti generalmente sparano la glicemia superiore a 130. Se vi fate le analisi, è il valore che vedete nelle analisi, senza entrare in cose tecniche. Quando va sopra i 130, già possiamo parlare di diabete in realtà, o alimento aggressore. Quindi, se è un metabolismo lento, ci sono tante cause, le vediamo in questo canale. Ma la prima causa è quella di un eccesso di ormone insulina, che finché questa è alta, non conta le calorie. Finché c'è un eccesso di insulina, il tuo dimagrimento sarà ostacolato.